Vladimiro Giacchè adesso ci racconterà la sua visione sulle asimmetrie dell'Unione Bancaria Europea. Lui ha un'esperienza particolare perché è presidente del Centro Europa Ricerche, un centro studi macroeconomici fondato da Spaventa e da Ruffolo, e lui si occupa anche di aspetti molto operativi all'interno delle banche, di valutazione del credito, quindi è un esperto anche operativo, se volete, dell'attività bancaria. La parola a lei, dottor Giacchè. Grazie, io ovviamente desidero innanzitutto ringraziare la Libera Università di Bolzano, tutti gli organizzatori per il cortese invito a partecipare a questo incontro. Come detto, il mio intervento sarà dedicato alle asimmetrie che attualmente caratterizzano la regolamentazione bancaria in Europa. Queste asimmetrie sono di tipi diversi. Esse emergono con riferimento a quanto è regolamentato nel contesto dell'Unione Bancaria, con riferimento in parte anche ad ulteriori regolamentazioni, che mi riferisco in particolare all'accordo di Basilea, e anche, rispetto a mio giudizio non secondario, con riferimento alle prassi della vicinanza europea esercitata dalla vicina. Ma facciamo un piccolo passo indietro. Perché nasce l'Unione Bancaria? Poi si tratta anche di capire a cosa servono le imbarcature istituzionali che mettiamo in piedi. Quello che vedete, sì, abbastanza è un grafico e un testo tratto da una ricerca di Morgan Stanley del 2012 che evidenzia molto bene qual è con quale obiettivo è nata la Unione. L'obiettivo era quello di ridurre la balcanizzazione finanziaria nell'Eurozona. Nel 2012 era diffusa tra gli operatori la percezione che i sistemi bancari e finanziari europei si stessero sostanzialmente ridisegnando lungo linee che grosso modo erano coincidenti con i confini nazionali. Perché questo era considerato in termini negativi? Beh, intanto perché questo nasceva da una cosa molto semplice. Dal fatto che i paesi creditori, in particolare la Germania che vediamo in questo primo grafico e la Francia che vediamo nel secondo grafico, che è praticamente identico come struttura, avevano ridotto pesantissimamente le loro esposizioni nei paesi cosiddetti periferici, per l'esattezza dimezzate. Noi sappiamo che questo è questo sudden stop dei prestiti dal centro dell'Europa alla periferia è stato uno degli elementi essenziali della nostra crisi. Ma non è questo l'aspetto che interessa. L'aspetto che interessa sono le conseguenze. Le conseguenze erano molto semplici. Appunto, il fatto di venire meno di un sistema finanziario integrato e la possibilità che diventava abbastanza concreta che l'euro potesse risolversi. Cosa che non era tecnicamente possibile qualche anno prima, per il semplice motivo che i rapporti di credito e debito erano così strettamente intrecciati da essere inscindibili, anche se i governi, per ipotesi, l'avessero voluti risolvere. Ovviamente questo rendeva di nuovo attuale e distruttivo il circolo vizioso debito, banche e debito sovrano, evidentemente, e dunque, diciamo, rispetto a questo la reazione è quella di creare un'Unione Bancaria Europea che punta al ripristino di un mercato finanziario e bancario integrato a livello di Eurozona. Questo avviene attraverso tre pilastri che sono congegnati in questo modo. Una vigilanza bancaria unica, primo pilastro, procedure di risoluzione uniche, secondo pilastro, un'assicurazione, all'epoca si diceva garanzia, poi si è un po' la direzione, un'assicurazione europea unica sui depositi, il terzo pilastro. Ad oggi vediamo se questa cosa ha funzionato. Non ha funzionato tanto bene, come si può vedere dalla volatilità dei tassi di interesse bancari nei diversi paesi dell'area, che sono ancora piuttosto, come dire, c'è ancora un rapporto, non c'è un allineamento. Perché? Questa circostanza non è casuale, ma deriva da un effetto molto semplice, ossia da
dal fatto che uno dei tre pilastri, il terzo, ci ha ricordato poco, manca del tutto, ma che anche i primi due non sono congegnati tanto bene. Veniamo al primo pilastro. Il primo pilastro ha degli effetti di copertura molto differenti tra i paesi europei. Qui vediamo la differenza tra il grado di rappresentatività, diciamo, delle banche vigilate al BCE e il rapporto di mercato con i sistemi bancari domestici. Come vedete c'è un sistema che è pesantemente sottorappresentato ed è quello tedesco. Ci sono alcuni sistemi che sono rappresentati, la Francia, che ha un sistema più concentrato. Perché molto banalmente il primo pilastro è congegnato in una maniera molto semplice, c'è un floor di 30 miliardi di asset minimi per essere vigilati direttamente, questo è un significante a livello dell'Unione bancaria europea. Ovviamente questo esclude dalla vigilanza europea i sistemi che sono meno concentrati. Cioè questi sistemi, un maggiore numero di banche non è significante e non è vigilata direttamente pertanto da Bruxelles. L'obiettivo, questo risultato è un risultato che è stato scientemente perseguito dal ministro delle finanze tedesco Schäuble, il quale ha minacciato di mettere a dentro, questa è una circostanza che forse qualcuno di voi ricorderà, sul primo pilastro se non si fosse messo un floor così elevato, precisamente perché non era un mistero per nessuno allora, non lo è adesso, per tenere fuori le sparcasse dalla vigilanza diretta dell'Unione Europea. In effetti delle 400, oltre 400 sparcasse tedesche, una sola è vigilata direttamente dalla vigilanza europea, dalla BCE vigilanza, e stiamo parlando di banche che rappresentano 22,3% degli impieghi in Germania, per un totale di oltre 1.000 miliardi di euro, perciò non stiamo parlando di una cosa piccolissima. Più precisamente le cifre sulla percentuale di banche che esclusa la vigilanza diretta di BCE ci è stata data dalla Bundesbank, che ha fatto una ricerca nel settembre dello scorso anno, riferita soltanto alle banche escluse. Queste banche sono 1.555, pari all'88% delle banche tedesche, e esprimono un valore di bilancio di 3.000 miliardi di euro, pari al 41% dell'intero valore di bilancio delle banche tedesche. C'è un'ulteriore novità, su cui arriveremo tra poco: la percentuale di banche controllate si è ulteriormente ridotta, sarà ulteriormente ridotta se si darà attuazione alle proposte dell'Ecofin, uscite dall'Ecofin del 25 maggio scorso, che escludono 13 banche di sviluppo regionali tedesche dal perimetro delle banche e un'ulteriore banca di sviluppo nazionale, oltre alle prime state che vedrò che da sempre è esente da questo sistema. Di fatto oggi la componente vigilata delle banche tedesche è 59%, scenderà probabilmente tra queste ultime modifiche all'incirca 50. Qual è il grado di copertura in Italia? Il grado di copertura in Italia è attualmente, in relazione del governatore della Banca d'Italia pochi giorni fa, il 74%. Come vedete c'è un distinguo piuttosto significativo. Ma questa è la fotografia di oggi. Se invece noi includiamo anche le BCC, le banche di credito cooperativo che si stanno riunendo in tre gruppi, due di questi superano la soglia dei 30 miliardi di asset complessivi, quindi rientrano nella vigilanza europea, il grafico è quello che state vedendo ora, con la Francia che è sempre vincitore tra le più rappresentate e più vigilate dall'Europa, e l'Italia che orgogliosamente arriva, scala al secondo posto. Come capite qui c'è una asimmetria molto forte, è evidente, no? Il secondo pilastro ha una simmetria di tipo un po' diverso. Era la simmetria che ha accennato il professor Weissenstein prima. Ossia, il secondo pilastro cosa dice? Dice, su questo si può andare abbastanza più rapido perché è un tema arcinoto, ahimè, riguarda le procedure di salvataggio e risoluzione delle banche. Si dice sostanzialmente c'è un divieto sostanziale di bailout pubblico, di salvataggio.
condizionato una serie di priorità, tra cui appunto il fatto che il governo nazionalista, che nazionalista insieme a Teiguna, intervengono in parte anche i colonisti. Perché questo è il valore? La simmetria consiste precisamente in questo. Perché questo avviene a valle di aiuti pubblici senza precedenti concessi al Banco Europeo in numerosi paesi. Questo grafico è la traduzione di un grafico comparso sulla Frankfurter Allgemeine Zeitung dell'agosto del 2013, quando stava partendo il sistema, e ci dice cosa è stato mobilitato dagli Stati europei. In rosa trovate le garanzie, in rosso i soldi effettivamente spesi da vari istituti a vario titolo pubblici. Come vedete, la Germania ha avuto 646 miliardi di garanzie pubbliche a sostegno delle proprie banche e 259 miliardi di aiuti diretti. Ci sono alcuni paesi in cui non ci aspetteremo aiuti di tale entità, come la Danimarca, che sembra aver avuto addirittura 110 miliardi di aiuti. L'Italia l'ha trovata un po' a fatica perché è nella seconda colonna e all'epoca i sostegni diretti da parte dello Stato arrivavano ad appena 10 miliardi. È evidente che se io introduco un divieto di bail-out generalizzato a valle di questa situazione, questo è un sistema che è fortemente penalizzante per lo Stato, per gli Stati che non hanno potuto sostenere nella fase precedente in modo massiccio. In effetti, come è stato già ricordato, non è di noto di una noce, ma percezione di ben diversa rispositiva tra banche tedesche e banche italiane, per il semplice motivo che le banche italiane erano molto meno derivate, molto meno simili, un portafoglio comunque a livello di gruppo, con percezione parziale di ricrediti grazie alla componente di banche. Dopodiché è successo qualcosa, è successo che l'Italia è entrata nella crisi peggiore dall'unità d'Italia. E questo ha fatto sì che appunto le sofferenze bancarie siano esplose. È chiaro che introdurre in questo contesto dei mutamenti così radicali poteva avere effetti, l'effetto di un intervento. E questo infatti è l'effetto che si è avuto, praticamente sono degli slide meno rilevanti. Il tema qual è? E il tema è ovviamente il fatto che l'unione bancaria è partita senza il terzo pilastro originariamente previsto. E questo ovviamente è una delle origini del fatto che noi ci troviamo ancora con una balcanizzazione molto forte del sistema finanziario europeo. Ma ovviamente non è successo soltanto questo, gli effetti dell'introduzione dell'unione bancaria a partire dal 1 gennaio del 2016 sul sistema bancario italiano sono stati, come sapete, molto pesanti. Le nuove regole hanno di fatto, al di là dell'intenzione che erano il contrario, penalizzato pesantemente gli risparmiatori italiani, in particolare i detentori di obbligazioni subordinate che erano state acquistate in vigenza del precedente ordinamento e che quindi quando sono state acquistate esprimeva una rischiosità molto diversa dell'intervento. Il 30 maggio scorso l'EBA e l'ESMA hanno emesso un documento congiunto in cui hanno, direi finalmente, ammesso che l'applicazione del bail-in agli obbligazionisti retail può essere destabilizzante e hanno suggerito ai regolatori europei di riversarci. Per la verità, in Italia questo danno in realtà si era già in buona parte consumato. Il motivo è molto semplice: in assenza di un backstop pubblico è venuto, le nuove regole hanno innescato un vero e proprio bank run, per cui chiunque avesse depositato i soldi in una banca da cui si diceva che poteva avere problemi di liquidità l'hanno rapidamente levati e, secondo un altro sistema delle profezie che si autoavverano, ha creato quei problemi di liquidità e anzi in qualche caso di sovranità. Questo si è ripercorso anche, ricordo, nelle quotazioni di borsa delle banche italiane che da novembre del 2015
a febbraio 2016 hanno perso qualcosa come il 35% del loro valore, bruciando in borsa 46 miliardi di capitalizzazione di borsa. Ma al di là delle regole c'è un problema che riguarda anche la loro applicazione, in particolare da un punto di vista, la sottostima, diciamo, come dire, la vigilanza molto acuta sul rischio di credito e invece una sottostima abbastanza sostanziale dei rischi connessi al rischio di mercato. Da questo punto di vista è molto semplice, questo lo si vede già nei primi stress test. Nei primi stress test tutte le correzioni che sono state richieste o quasi riguardavano il rischio di credito, pochissime correzioni hanno riguardato il rischio di credito. C'è qualcosa di più da dire? Il rischio di mercato non figura tra le priorità della vigilanza europea in base al record annualmente predisposto nel 2015, nel 2016, nel 2017, nel 2018 e probabilmente neanche nel 2019. Tra i 4 o 5 principali rischi che volta per volta vengono esaminati, il rischio di mercato non c'è. E questo francamente è un po' singolare, perché se noi guardiamo questo grafico vediamo che i derivati mantenuti in bilancio per finalità di trading nel 2015 ammontavano qualcosa del 10%, circa il 10% totale attivo. Stiamo parlando soltanto di quelli per finalità di trading. Se invece andiamo a prendere banche tedesche e francesi, questa è la proporzione. Se andiamo invece a prendere l'incidenza dei derivati attivi in generale nelle principali banche europee, la proporzione è molto più elevata. Stiamo parlando evidentemente di un fattore di rischio molto significativo. Level 2 e level 3 assets messi assieme danno questa classifica. Come vedete c'è Deutsche Bank che sta la propria esposizione da questo punto di vista, però stiamo parlando di dimensioni che configurano dal mio punto di vista un rischio sistemico. Nonostante questo, nel rapporto annuale della BCE sull'attività di vigilanza del 2017 il rischio di mercato non è neppure menzionato, la quale rispondendo, la responsabile di questo comparto della BCE, la quale rispondendo al nuovo deputato europeo l'onorevole Zanni, l'8 maggio scorso ha detto questo. Le esposizioni di secondo e terzo livello consistono in buona parte in operazioni di copertura con la clientela, forniscono servizi finanziari all'economia reale e soddisfano la domanda di altri soggetti economici. Allora, questo in realtà, come si può vedere da questo grafico, non è molto vero, ma se anche fosse vero, non si vede per quale motivo non si possa guardare con una qualche maggiore attenzione. Da questo punto di vista richiamo le parole del vice direttore della Banca d'Italia, il dottor Panetta, il quale alla Camera dei Deputati il 10 maggio scorso ha detto testualmente: alla fine del 2016 le attività e la passività di livello 2 e di livello 3 detenute dalla maggior banca europea ammontavano complessivamente a 6.800 miliardi di euro, un valore circa 12 volte superiore a quello dei crediti deteriorati di tutte le banche dell'area dell'euro. Si tratta di rischi che non sarebbe lungimirante sottovalutare, credo che non si possa essere d'accordo con questa posizione. La verità è che la Commissione europea, così come la vigilanza unica della BCE, sembra invece focalizzarsi principalmente sul rischio di credito, basta vedere le varie susseguirsi un po' frenetico e anche a volte incoerente di normative sugli NPL, e continua a trascurare un fattore che dal mio punto di vista è senz'altro sistemico. Un momento per farvi vedere una ricerca che abbiamo fatto a CER, abbiamo utilizzato il cosiddetto Z-score, abbiamo analizzato il grado di rischio degli istituti di credito, stiamo parlando di istituti di credito quotati a livello di area euro, ebbene, le banche che appartengono al cluster a basso rischio hanno, sia nel periodo pre che post crisi, una maggiore concentrazione della loro attività nel business creditizio, piuttosto che in quello
che ha, ripeto, sulle attività finanziarie. Questo è un altro tema, a mio giudizio, di asimmetria molto, molto serio. Anche nella valutazione dei crediti, e qui ci spostiamo sulle regole di Basilea, ci sono delle differenze significative tra i sistemi. In particolare, se noi guardiamo l'incidenza delle esposizioni creditizie, calcolate con modelli di gestione del rischio basate sul rating interno e non sul metodo standard, vediamo che l'Italia è sostanzialmente fanalino di coda, o quasi, e mentre altri paesi hanno una percentuale molto elevata degli asset valutati con il sistema internal rating based. Questo sistema è un sistema disfunzionale, tant'è vero che la modifica degli accordi di Basilea sta spingendo per un progressivo ridimensionamento della libertà che gli operatori si prendono, che sono ovviamente gli operatori grandi, stiamo parlando di banche grandi, le banche piccole devono usare il sistema standard per cui sono penalizzate. Però pensate che nella modifica si arriverà al 2027, il vincolo è di arrivare entro il 2027 a modelli di soppesati per il rischio calcolati su base di internal rating based non inferiore a una percentuale del 72,5% delle stesse attività rischiose calcolate con metodo standard. Questo ci dà un'idea di come possano differenziarsi i valori di bilancio oggi basandosi sul sistema attualmente in essere. Mi procedo con le novità più recenti. Una è molto interessante ed è proprio la decisione del Consiglio Ecofin del 25 maggio scorso. Qui abbiamo il testo di una parte della decisione e qui vediamo l'esenzione ulteriore di 14 banche tedesche, ma vediamo un'altra cosa abbastanza interessante al paragrafo 19. Ci sono altri tre paesi, oltre a quelli che già ne usufruiscono, che hanno deciso di esentare le unioni di credito dal sistema di controllo dei requisiti di capitale previsto dalla nuova direttiva sia di, che si sta formulando. Per cui da un lato abbiamo una restrizione dei criteri che diventano più severi, dall'altro alcuni sistemi che stanno scorporando una parte sempre più significativa delle loro banche dall'essere soggette a queste nuove. Queste nuove regole. In particolare credo che questo sia un tema molto interessante, soprattutto perché invece noi stiamo andando nella direzione opposta, cioè stiamo conferendo ulteriori banche alla vigilanza diretta di Bruxelles e comunque diciamo ai nuovi criteri che vengono discussi e che sono più restrittivi. Questo crea un'oggettiva disparità tra i sistemi nazionali. Io credo che sia questo il motivo che ha spinto il direttore generale della Banca d'Italia qualche giorno fa a dire quello che trovate nell'ultima slide. Ossia che rispetto a quando la riforma delle banche cooperative, il credito cooperativo è stata pensata con l'obiettivo di consentire al settore di riuscire a reperire in modo autonomo a capitale sul mercato, è possibile che stia emergendo, in virtù della reputazione dei requisiti patrimoniali pensati per le banche significanti, la circostanza che i costi della riforma così congegnata possano superare i benefici. Quale sia il percorso che il governo sta immaginando, non lo sappiamo. Io vorrei concludere proprio partendo da questa affermazione. Allora, proviamo a fissare qualche punto fermo rapidissimo. Primo. Per il sistema bancario italiano la nuova regolamentazione europea ha rappresentato, sin dalla sua introduzione, uno dei principali fattori, scusate, così, di rischio. Invece di avere un effetto stabilizzatore, ha avuto un effetto, di fatto, la sua introduzione nelle modalità che abbiamo visto, che erano sicuramente migliorabili, diciamo così, ha avuto un effetto destabilizzatore. Secondo, il quadro normativo a livello europeo è incompleto e non appare in grado di garantire il perseguimento degli obiettivi che si era prefisso, cioè di debancarizzare il sistema finanziario europeo. Terzo, esso è caratterizzato da distorsioni regolamentari nella prassi operativa, che nella
classi della vigilanza, ovviamente, che oggettivamente sfavoriscono i sistemi nazionali imperniati sul credito anziché sulla finanza. Questo è un ulteriore, ovviamente, pesante obiezione. A normative, quarto, e questo è un punto a mio giudizio essenziale, a normative che sfavoriscono per più versi le banche piccole, alcuni sistemi nazionali hanno reagito, diciamo così, usulandole, ossia di fatto sottraendole in tutto in parte alla giurisdizione europea, mentre l'Italia ha proceduto nel senso contrario attraverso una nuova legislazione che ne ha imposto l'accorpamento in gruppi, due su tre dei quali sono di dimensioni significative, quindi inquadrare i criteri delle banche piccole. Questo processo sollecita alcuni interrogativi che vorrei esprimere, ma si tratta veramente di domande. Il primo è quello formulato dal direttore della Banca d'Italia. Non è che per caso i costi sono superiori ai benefici? Secondo, io ne aggiungerei sicuramente un altro, anzi anche lui. È opportuno rendere soggetto a un maggior numero di banche una normativa, una vigilanza europea che evidenziano le carenze che abbiamo visto sopra? Terzo, la strada per il settore creditizio è quella di un'ulteriore ondata di concentrazione? Allora, per avere la certezza che questa è la strada giusta, dovremmo avere la certezza di diverse altre cose su cui francamente io personalmente non c'è. E sono queste. Il settore oggi in Italia, il settore bancario è insufficientemente concentrato? Nel 1987 avevamo sicuri che sia insufficientemente concentrato il sistema bancario in Italia? Secondo, siamo sicuri che le banche grandi siano di per sé più efficienti delle piccole? Terzo, siamo sicuri che un ulteriore processo di concentrazione non crei situazioni di oligopolio tali da crescere il potere di mercato dei pochi player rimasti e, mi permette di aggiungere, di dare poteri, come dire, consentire la colonizzazione del risparmio italiano da parte di player esteri che, rifocillati con gli aiuti di Stato che abbiamo visto prima, sono oggi in grado di comprarsi gran parte delle nostre banche? E i dubbi sono anche altri. Primo, uno stesso. Ma è possibile avere uno stesso modello organizzativo per una SPA, per una banca popolare o per una banca di diritto cooperativo? Siamo sicuri che ci voglia lo stesso modello organizzativo? Che ci sia una best practice assoluta che riguarda tutte le banche a prescindere dalla dimensione e dalla configurazione societaria? Siamo sicuri che le banche piccole servano allo stesso mercato di quelle grandi? No? In realtà siamo sicuri del contrario, perché la maggior parte dei crediti piccola taglia, il 70% per essere precisi, è erogato dalle banche più piccole e non da quelle più grandi. Su questo abbiamo una certezza, ce l'abbiamo, però è negativo. Allora, il punto è se oggi le esigenze di mutuo soccorso e di garanzia per quanto riguarda il mondo del credito cooperativo siano meglio soddisfatte da un gruppo bancario rispetto ad esempio a un IPS, un Institutional Protection Scheme, che è quello che usano in Germania, in Austria, in Spagna e che probabilmente altri tre paesi adesso hanno deciso di adottare a valle della decisione delle persone. L'economia di scala, siamo sicuri che possano essere meglio soddisfatte da una holding piuttosto che un fornitore di consortile di servizi di tutta valle? Forse il modo migliore per contemperare le esigenze sarebbe quello. Infine, scusate, da stakeholder, questa è la cosa forse più importante, il vero dubbio è che una concentrazione in gruppi oggi comporta una restrizione del credito precisamente alla clientela tradizionalmente servita dalle banche di credito cooperativo. Questo è il vero problema che dovrebbe stare, credo, a cuore del legislatore. Concludo, è stato lunghissimo, neanch'io, ovviamente anziano, il maggior ragione di Salvatore Rossi, non so neanch'io quale sia il percorso che il governo sta immaginando. Francamente posso solo spiegare che alla base delle decisioni del governo vi sia una seria riflessione sugli ultimi aspetti che ho citato, perché credo che solo così potranno essere assunte le decisioni giuste in questo settore. Grazie.
grazie al dottor Vladimiro Giacchè, che avete sentito ha posto una serie di interrogativi che probabilmente molti di noi si sono posti in questi giorni.